le video notizie di distribuzione moderna. Parleremo di tre grosse novità su tre fronti. Dal punto di vista dei packaging plastic free, che abbiamo una nuova linea che parte dal classico hover bag in versione plastic free, passando alla versione stand up e alle già note retine in cellulosa, con una parte innovativa che è quella che si differenzia, che è l'etichetta in carta, sia con la possibilità di scrivere con il ribbon che con la testina termica, quindi avendo uno strato di carta termica. Dopodiché abbiamo anche una novità dal punto di vista dei macchinari, che abbiamo un ottimo feedback con la nostra VD4S che troviamo in fondo, che è una pesatrice che abbiamo presentato a Macfruit, e già dopo settembre abbiamo registrato 45 vendite, perché è una pesatrice compatta, super efficiente, che ci permette di lavorare tanti calibri differenti, e con un sistema, diciamo così, autoadattivo, che attraverso delle fotocellule riusciamo a comprendere il diametro, il tipo di frutto, e quindi riuscire ad allineare quelle che sono le parti meccaniche della macchina. E a Fruit Logistica noi siamo qui come gruppo, abbiamo tutte le società che ne fanno parte, quindi la Sorma Iberica, Sormaf, Sorma USA, SB, siamo presenti con Sorma Benelux, insomma ci siamo riuniti in questa fiera importante per dare voce alle nostre confezioni e alle nostre macchine. Siamo contenti anche di riportare a tutti i nostri clienti che crediamo nella vicinanza, e quindi abbiamo anche investito nell'apertura di nuovi magazzini in Sicilia, in Calabria, per essere sempre più vicini, aumentando lo spazio disponibile per lo stock delle bande, delle reti, dei nostri pezzi di ricambio. E in Sorma USA, a Visalia, abbiamo acquistato un nuovo capannone dove verticalmente produciamo le bande stampate, quindi per essere ancora più vicini e veloci a servire le esigenze dei nostri clienti americani e del Messico, che viene comunque servito dalla nostra consociata Sorma USA. La nostra linea monopolimero ci permette appunto di avere una riciclabilità totale e completa, che appunto va a soddisfare le esigenze di riciclabilità di tutti i grandi riciclatori, perché comunque è importante ricordare che la riciclabilità è possibile e si può massimizzare e aumentare solo quando i produttori vanno a realizzare packaging monopolimero completamente riciclabili.